Bene, passiamo alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, che è articoli 175 e 193, decreto legislativo 18 agosto 2000, assestamento generale di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri, variazione al bilancio di previsione e approvazione modifiche al piano degli investimenti, ratifica della variazione al bilancio di previsione 2016-2018 e riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. Illustra la delibera l'assessore al bilancio Andrea Traini. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Allora, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale di bilancio costituiscono due adempimenti fondamentali per la gestione economica finanziaria del Comune. Il testo unico degli enti locali disciplina le fattispecie agli articoli 162, 175 e 193, attribuendo a tali adempimenti obbligatori la scadenza del 31 luglio di ciascun anno. Il termine per la salvaguardia degli equilibri è addirittura perentorio, essendo prevista per l'eventuale inadempimento l'attivazione della procedura di scioglimento di quell'articolo 141 del testo unico, analogamente a quanto avviene in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione. Solo per l'anno in corso, essendosi insediata una nuova amministrazione, il DUP, cioè il documento unico di programmazione 2017-2019, la cui scadenza sarebbe prevista anch'essa per il 31 luglio, sarà presentato al Consiglio Comunale congiuntamente alle linee programmatiche di mandato, per le quali il nostro statuto prevede il termine di 120 giorni dall'insediamento. Congiuntamente alla discussione e approvazione del DUP 2017-2019 sarà poi analizzato anche lo stato di realizzazione dei programmi. L'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio costituiscono la sintesi di un procedimento che, coordinato dal settore gestione delle risorse, ha investito l'operatività di tutti i settori. Tale procedimento si compone, durante l'esercizio finanziario, di una serie di azioni volte a garantire un presidio costante in linea con i principi della nuova contabilità armonizzata, che consistono nel monitoraggio trimestrale delle entrate di competenza, di cassa e a residuo, in tavoli di monitoraggio degli equilibri finanziari ed economici, tavoli della conferenza di direzione e di monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica. Il cambio culturale consiste nel porre il presidio delle entrate al centro del percorso di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio. L'obiettivo è quello di garantire il presidio ferro e costante del grado di realizzazione delle entrate, con le quali mantenere o addirittura potenziare le capacità di spesa, sia per ciò che concerne le spese correnti, sia per ciò che attiene le spese di investimento, e ciò al fine di preservare l'integrità economica e finanziaria dell'ente nel supremo interesse della collettività amministrata. A ben vedere, i due importantissimi adempimenti sono collegati tra loro e strettamente interconnessi. Di fatto, attraverso la variazione di assestamento generale, l'organo consiliare attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, mentre attraverso la deliberazione di salvaguardia degli equilibri l'organo consiliare provvede a dare atto della permanenza agli equilibri generali di bilancio in ossequio al principio contabile secondo il quale gli enti locali rispettano, durante la gestione e nelle variazioni, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Il bilancio di previsione 2016-2018, nonostante il susseguirsi e lo stratificarsi di pesanti e progressivi tagli ai trasferimenti erariali, è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 16 del 10 marzo 2016, nel rispetto di tutti gli equilibri economico-finanziari e di competenza e di cassa. E la manovra finanziaria per il triennio 2016-2018 è stata approvata in linea con le disposizioni recate dalla legge stabilità 2016. Tra l'altro, il 2016 è il secondo anno di entrata a regime del nuovo sistema di contabilità armonizzata, di cui al decreto legislativo 118 del 2011, e a tal proposito si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 il Comune di San Bertoltronte è stato ammesso a partecipare alla sperimentazione di quell'articolo 36 del medesimo decreto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e del bilancio degli enti locali. Ebbene, fatta questa doverosa premessa, passiamo ora ai principali contenuti della proposta di deliberazione. Per quanto concerne le entrate, è stata potenziata rispetto alla previsione dell'anno 2016 l'adozione di tutte le misure e nuovi strumenti di lotta all'evasione tributaria, compresa la continuazione del progetto di revisione delle rendite catastali che non corrispondono alle situazioni di fatto. Le rispettive risorse di entrate erano state stimate inizialmente in 1.550.000 all'ordo degli accantonamenti del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Ma a seguito dell'accertamento e liquidazione realizzata dal Servizio Tributi Comunale, dette previsioni di entrata si attestano complessivamente in 2.480.000, sempre all'ordo dell'accantonamento al Fondo dei Crediti Dubbia Esigibilità.
È inoltre proseguito ininterrottamente il monitoraggio trimestrale delle entrate attraverso il controllo periodico da parte di tutti i settori dello stato di realizzazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate di propria competenza. Si sono poi resi necessari alcuni aggiustamenti agli stanziamenti di entrata relativi al contributo compensativo per il passaggio IMU-TASI iscritto inizialmente nell'importo stimato di 1 milione di euro e che a seguito del riparto del Ministero dell'Interno è stato attribuito nell'importo complessivo di 1.069.615,39. Si è resa necessaria inoltre la riquantificazione delle varie componenti del Fondo di Solidarietà Comunale, aggiornando i nuovi criteri di riparto con i quali ad oggi sono stati attribuiti i fondi rispetto a quanto era stato stabilito precedentemente con la legge stabilità del 2016. Si è proceduto altresì all'iscrizione di nuove entrate vincolate provenienti dal trasferimento della Regione Marche destinate alle iniziative culturali per euro 40.000 e alle politiche giovanili per 39.668,49. Si è poi proceduto all'iscrizione di nuove entrate sempre vincolate provenienti dal Fondo Europeo della Pesca, GAC Marche Sud, per euro 52.104,05 ottenute in esito alla rendicontazione delle spese sostenute. Inoltre si è proceduto all'iscrizione di nuove entrate da contributo concesso al Consorzio per l'Istituto Musicale Vivaldi da destinare all'Associazione Terre del Segal per sostenere il progetto di ristrutturazione della scuola Deni Malik Guey in Senegal, intitolata a Domenico Mozzoni. E si è proceduto inoltre anche a iscrivere nuove risorse per l'importo di euro 58.080 quali utili provenienti dalla vicenda ambiente SPA di competenza del Comune di San Benedetto del Tronto. Per quanto concerne le spese, si è proceduto all'iscrizione di nuove spese correnti e o comunque all'adeguamento degli stanziamenti rivelatisi insufficienti come da richieste dei settori e principalmente di euro 65.000 per la copertura delle assicurative. Si è proceduto altresì a creare un apposito fondo vincolato di euro 34.863,84 per perdite di aziende, istituzioni e società partecipate, così come previsto dalla legge stabilità del 2014. Sono stati poi adeguati gli stanziamenti relativi alle spese in conto capitale e conseguentemente è stato modificato il piano delle opere pubbliche nelle seguenti voci principali. Sistemazione ex IAL euro 70.000 con finanziamento anche proveniente dalla provincia di Ascoli. Manutenzione straordinaria viabilità marciapiedi euro 125.451,79. Manutenzione straordinaria di edifici scolastici per euro 63.000 relativa alla sistemazione della palestra della scuola Moretti. Manutenzione straordinaria del campo di calcio Torrione euro 20.000. A riguardo si precisa che chiaramente le maggiori spese in conto capitale sono state finanziate con maggiori entrate in conto capitale, principalmente con economie da mutui per euro 43.451 e da avanzo economico proveniente dalla vicenda ambiente per 58.080 e nonché dal contributo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per euro 85.000. Allora, fatta questa doverosa premessa sulle voci principali della deliberazione, passiamo ora alla ratifica della variazione di bilancio di cui alla deliberazione di giunta numero 96 del 3 giugno 2016 e al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. Ai sensi dell'articolo 175,5 del testo unico degli enti locali si sottopone a ratifica la deliberazione di giunta numero 96 del 3 giugno 2016 avendo ad oggetto il contenzioso Ferri contro Comune, variazione al bilancio di previsione 2016-2018 adottata in via d'urgenza, con la quale appunto è stata adottata la variazione di bilancio di previsione relativamente in particolar modo alle annualità 2016 e 2017. La variazione è stata determinata dall'applicazione nell'anno 2016 dell'avanzo di amministrazione a passività potenziali per complessivi euro 932.108,93 e dallo stanziamento di minori spese per l'anno 2017 dell'importo complessivo di euro 400.000 per la manutenzione ordinaria di viabilità e marciapiedi e per trasferimenti relativi a manifestazioni e iniziative culturali. Detta variazione, unitamente al prelevamento dal fondo rischi contenzioso disposto con la deliberazione di giunta numero 97 del 3 giugno 2016, comunicato peraltro in questa sede, si era resa necessaria per dare copertura al debito fuori bilancio sottoposto a riconoscimento di legittimità ex articolo 194 del testo unico. Al fine di non pregiudicare il buon esito della transazione il cui schema era stato approvato con la predetta delibera di giunta numero 96, si è inteso dare immediata copertura finanziaria ed esecuzione alla stessa, ritenendola assolutamente preminente nell'interesse dell'ente e della collettività amministrata. Con le succitate deliberazioni numero 96 e 97 del 3 giugno 2016, il debito scaturente dalla transazione è stato quindi ricondotto all'interno della gestione del bilancio secondo i principi del vigente ordinamento finanziario e contabile.
Per quanto concerne le dinamiche sottese all'atto di transazione, è doveroso ricordare che con delibera del Consiglio Comunale numero 146 del 28 marzo 1978, il Comune di San Benedetto del Tronto approvava il progetto per l'ampliamento del locale cimitero, autorizzando il sindaco ad acquisire, mediante procedura espropriativa, le aree necessarie alla realizzazione dell'opera. Il signor Ferri Luigi, proprietario di un'area attigua al cimitero, inclusa nella procedura espropriativa, in data 17 ottobre 1980 stipulava con il Comune una convenzione con cui cedeva volontariamente l'area esproprianda, ricevendo l'immediato corrispettivo di lire 104.710.470, salvo successivo conguaglio. Il signor Ferri Luigi, constatata la mancata volontà da parte del Comune di versargli ulteriori somme oltre quelle già corrisposte, conveniva in giudizio il l'ente medesimo dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, il quale con sentenza numero 596 del 12 agosto 2005 accoglieva parzialmente la domanda attoria, condannando il Comune a pagare la somma di euro 272.678,33 a titolo di indennità di esproprio e di occupazione, oltre interessi legali dal 31 gennaio 1991 al saldo, non ritenendo spettante la rivalutazione monetaria, e le spese di giudizio. Avverso tale decisione, il signor Ferri proponeva gravami innanzi alla Corte d'Appello di Ancona, ove l'ente decideva di resistere richiedendo la reiezione dell'impugnazione e proponendo altresì appello incidentale. La Corte d'Appello adita si pronunciava con la sentenza numero 489 del 2 settembre 2008, con cui condannava il Comune di San Benedetto del Tronto a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore del signor Ferri Luigi la somma di euro 227.571, rivalutata secondo gli indici Istat dal 18 ottobre 1980 e con applicazione dalla stessa data degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, compensando per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio. L'ente proponeva allora ricorso per Cassazione, il quale però, con ordinanza numero 5.439 del 18 marzo 2015, veniva dichiarato inammissibile a causa del mancato deposito da parte del Comune della sentenza corredata della relata di notificazione. Detta ordinanza veniva poi notificata al Comune di San Benedetto del Tronto il 14 marzo 2016, cui faceva seguito, in data 7 aprile 2016, l'ulteriore notifica di un atto di diffida e di messa in mora, con cui l'ente veniva intimato a conformarsi alla sentenza della Corte d'Appello e per l'effetto a disporre l'immediato pagamento delle somme dovute, con rivalutazioni e interessi, previo riconoscimento del relativo debito fuori bilancio e con l'avvertenza che, decorsi 30 giorni, gli istanti avrebbero promosso le opportune azioni per ottenere l'ottemperanza della sentenza. Conseguentemente, alla luce della sentenza 489 del 2008 resa dalla Corte d'Appello di Ancona, l'ente risultava debitore nei confronti dei signori Ferri Mario e Ferri Paolo, quali eredi di Ferri Luigi e della di lui moglie Massi Francesca, nel frattempo deceduti, della somma complessiva di euro 227.571, rivalutata secondo gli indici Istat dal 18 ottobre 1980 e, dalla stessa data, degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, nonché le spese di giudizio. Debito che l'avvocato Otello Bagalini, con nota del 30 giugno 2015, quantificava in euro 2.069.680,11. Dopo la notifica del provvedimento della Suprema Corte, veniva coinvolto il settore gestione delle risorse, onde definire la copertura finanziaria e i termini di pagamento, e le parti nel frattempo iniziavano una fitta trattativa volta a definire transattivamente la controversia, al termine della quale si è giunti all'accordo conciliativo che prevedeva il pagamento agli eredi Ferri della complessiva somma di euro 1.800.000, di cui 1.150.000 da versarsi al momento della sottoscrizione dell'accordo, ed euro 650.000 da corrispondere a saldo entro il 31 gennaio 2017, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa. Tale accordo ha consentito all'ente di avere un grosso risparmio rispetto alla somma altrimenti dovuta per effetto della sopracitata sentenza, atteso che da un lato gli eredi Ferri hanno rinunciato a una parte degli interessi e della rivalutazione e dall'altro si è scongiurato il giudizio di ottemperanza che avrebbe comportato il pagamento dell'intera somma dovuta oltre ad un ulteriore aggravamento del debito. Conseguentemente, nell'esclusivo interesse dell'ente è stato predisposto l'atto di transazione approvato in allegato alla deliberazione di giunta numero 96 del 3 giugno 2016. Viene quindi ora sottoposto a riconoscimento di legittimità il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000, della somma complessiva di euro 1.800.000 derivante dall'atto di transazione sottoscritto in data 1 luglio 2016, con la quale gli eredi Ferri hanno rinunciato a porre in esecuzione la somma portata dalla sentenza della Corte d'Appello, resa esecutiva con l'ordinanza della Corte di Cassazione. Ebbene, a seguito di tutte le suddette variazioni, permangono comunque tutti gli equilibri di bilancio finanziario ed economico della gestione di competenza, di cassa e dei residui, per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento dell'investimento secondo le norme dettate nel testo unico agli enti locali. Precisando che dalle variazioni risulta altresì un avanzo economico pari ad euro 58.080 destinato al finanziamento di parti delle maggiori spese per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Grazie.
Grazie Assessore, apriamo quindi la discussione. Chi vuole può intervenire, prego. Ci sono interventi? Ricordo ovviamente prima che in base all'articolo 100 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale ciascun consigliere può parlare una sola volta per la durata di 10 minuti in base al comma terzo. Il comma quarto prevede che i termini del tempo previsto dal comma precedente sono raddoppiati qualora all'ordine del giorno ci siano punti che riguardano il bilancio di previsione, l'assestato di bilancio e il conto consuntivo. Quindi il consigliere può parlare complessivamente per 20 minuti. Ci sono interventi? Consigliere Cursi, prego, ne ha la facoltà. Sì, grazie Presidente. Il mio intervento è dedito più che altro che guardando le varie delibere riguardante il bilancio ci è saltato all'occhio, tra l'altro anche durante la riunione dei capigruppo, una spesa di circa 25.000 euro destinata all'azienda SunSharing per la gestione di un network chiamato Piceno Pass. Noi abbiamo chiesto all'ente di innanzitutto sospendere codesto pagamento perché vorremmo capire meglio qual è il fine della gestione di questo network, perché partiamo, diciamo, anni addietro dove l'ente ha già speso circa 40.000 euro per 5 anni, che sono la bellezza di 200.000 euro. E vorremmo capire innanzitutto quali sono stati i vantaggi per l'ente e per il turismo sanbenedettese. Quindi vorremmo anche conoscere magari i dati e i vantaggi di questa azione. E anche perché crediamo fortemente che non si possono più gestire i fondi in maniera a pioggia. Magari non sarà questo il caso, però vogliamo andare più a fondo, vogliamo capire se alcune somme di bilancio possono essere destinate magari a situazioni che hanno più necessità. E quindi chiediamo, ripeto, una magari commissione, una riunione fatta proprio ad hoc per capire anche la motivazione di questa spesa, laddove il consorzio turistico che inizialmente pagava diciamo in prima persona questa somma ha scritto alla SunSharing dicendo, facendo un'azione proprio di un decreto, una lettera dicendo di non voler pagare, e per quale motivo il comune di San Benedetto del Tronto, tra l'altro che è uno dei maggiori soci del consorzio turistico, in questo momento paga in maniera diretta. Quindi chiediamo appunto la sospensione immediata e poi una riunione per far luce sulla vicenda. Grazie. Grazie consigliere Cursi. Altri interventi? Consigliere Di Francesco, prego. Buongiorno a tutti. Io volevo chiedere all'assessore un'informazione in merito ai capitoli di spesa inerenti agli interventi che sono riportati nello schema all'interno della delibera, con riferimento alla manutenzione straordinaria strade e marciapiedi per 125.000 euro, se c'è un piano di dettaglio riferito a questo capitolo di spesa, e poi delucidazioni in merito alla variazione per 1.863 euro relativi alla ristrutturazione del polo scolastico di Via Ferri. E mi sembra di aver capito che per quanto concerne invece la manutenzione straordinaria di edifici scolastici per 63.000 euro si riferiscano alla scuola Moretti, se ho ben capito e veniva specificato dall'assessore nella relazione. Ecco, volevo queste informazioni e poi anche evidenziare che in questa delibera non si riscontrano degli interventi da effettuare con priorità relative a spese del turismo, cultura. Vedo ben poco, una delibera che ha poco solidità e che nella quale emerge anche poco coraggio,
rispetto a determinate scelte. Ecco, comunque il mio intervento era inteso per cercare di comprendere, ecco, questi capitoli di spesa relativi alle variazioni che ho poc'anzi sottolineato. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere De Vecchis, prego. Beh, onestamente io non mi sottraggo, perché questa delibera, guardarla bene, i cittadini dovrebbero capire che dovrebbe essere oggetto di una, proprio per una scuola di pubblica amministrazione francese la descriverebbero come la spiegazione del disastro italiano, no? Perché in questa delibera si evince tutta la debolezza dell'Italia. Città amministrata da amministratori e nazione amministrata da amministratori che non garantiscono giustizia. Un isproprio del 1978, no? Arrivato a sentenza oggi, 2016. E che conto, signori, per voi? Ma gli amministratori dell'epoca non se ne fregavano, perché dissero: vabbè, avete preso l'esproprio. Forse c'era Perazzoli all'epoca, già nel 78 mi sa di sì. 78 sì, c'eri all'opposizione. C'era amministrazione, era la DC, sì, i tempi. Ma non è che siete cambiati voi tanto, perché poi dopo, se andiamo a vedere dopo, insomma. Per favore, le chiedo di rimanere sul punto all'ordine del giorno, per favore, De Vecchis. Non è una questione. Guarda, questo è una questione molto importante invece, perché qui arriva a un conto per i cittadini sanbenettesi 1.800.000 euro, che impedirà a voi che amministrate questa città, molto probabilmente, di fare investimenti per questa città. E quindi non ne vogliamo parlare in termini politici o vogliamo fare i due conti, no? No, qui bisogna notare tante cose, no? Bisogna notare che noi non avremo i soldi per fare la manutenzione necessaria alle scuole, magari per questo motivo, no? Con errori anche da parte di qualche legale, no? Perché sentendo le motivazioni ne deriva, poi l'assessore chiaramente per delicatezza data la professione ha omesso, ma ne deriva che c'è stato un errore, date le motivazioni della Cassazione. Spero che i cittadini possano recuperare qualcosa dall'assicurazione del legale. Questo è intanto l'invito, perché questa è veramente la somma dello spreco, insomma, no? Cioè, ci mettiamo a parlare, a fare le domandine, quando sulla situazione delle scuole, dove l'amministrazione precedente ha detto tanto di investire, sulle scuole questa amministrazione si dovrà trovare a fare una riflessione profonda, perché dovrà prendere atto dell'esperienza di questi anni. Prima di parlare del futuro delle scuole sanbenedettesi, dovreste andare a fare i conti di quanto abbiamo speso per cambiare la destinazione dell'ex pretura e farla diventare scuola. Alla fine, vediamo quanto ha speso il Comune di San Benedetto, la precedente amministrazione. Poi vi fate fare un preventivo di una scuola nuova, moderna, efficiente da tutti i punti di vista, e vediamo che cosa costa di meno. Questo è importante per il futuro, perché qui, in un punto, in una commissione precedente, si è rimandato al futuro, anche qui non si sa, ci sta un finanziamento, non si sta, no? Tutta una serie di incertezze su cui questa amministrazione dovrà cambiare verso, dovrà dare impostazioni diverse, non dovrà essere sottoposta al ricatto della urgenza e della pericolosità, ma dovrà essere di buon senso. Perché poi la carta che parla di urgenza e pericolosità, che trasferisce gli alunni da un'altra parte, altrettanto pericolosa, solo che non si sa, non è quello che vogliono i cittadini. Questa amministrazione deve avere la forza di assumersi le responsabilità e di fare scelte forti di questa città, ha bisogno. Perché ci ritroviamo, come diceva Di Francesco, che nonostante la passata amministrazione si sia vantata di aver fatto solo investimenti nelle scuole, abbiamo scuole nuove che devono essere adeguate, no, per le norme antisismiche, scuole vecchie che dovrebbero essere rifatte, scuole come le Onoretti che hanno bisogno di problemi, se no si devono chiudere, di manutenzioni urgenti dove bisogna trovare i fondi, e tutti i regali che vengono dal passato, no, da amministrazioni che hanno pensato agli interessi loro senza pensare al bene dei cittadini, no? Quindi hanno fatto mutui, hanno evitato di pagare espropri, e oggi arrivano i conti e voi avete l'arduo compito di dover, per questo io onestamente, cioè
capisco che la situazione soffre, questa amministrazione adotta, ci mancherebbe, la collaborazione, tutto quello che è. Però la collaborazione sta anche nel dire le cose, per capire le cose sbagliate del passato e correggere in atteggiamenti positivi e soprattutto a vantaggio dei cittadini nel futuro. Quindi questa delibera che non dovremmo votare, no, perché noi qui stiamo riconoscendo lo sfascio dei nostri amministratori degli ultimi anni, perché ci troviamo in questa situazione, no? Se ti arriva un conto in una città come San Benedetto di 1.800.000 euro transato, era 2.200.000, no? Che non ti permette di fare investimenti, perché quello è il problema. Vedrete che nelle maglie di bilancio questo succederà, no? E subentrano tutta una serie di preoccupazioni, perché nel frattempo arrivano notizie, cause vinte da dipendenti, quanti ne sono? Quante di queste mine girovagano in questo comune con effetti devastanti per le finanze e per gli investimenti di questo comune e per le casse dei cittadini? Questo è un invito a questa amministrazione a prendere coscienza della situazione attraverso la Commissione Bilancio, attraverso la Commissione dei Capigruppo, per cambiare modo di gestione, visto che è cambiata anche, come diceva l'assessore, il modo di fare contabilità nei comuni. Si è passati finalmente alla contabilità economica, ci obbligheranno a fare questi fondi. Avete sentito che c'era fortunatamente un piccolo fondo che verrà ricostituito, ma è insufficiente, chiaramente. Siamo in una situazione di emergenza in tanti settori e questo bisogna che però non si neghi, si dica, e giustamente di fronte a questo bisognerà mettere in atto una serie di provvedimenti, come andare a rivedere il regolamento per l'elargizione dei contributi, che c'è ancora le somme in lire da quanto è datato, no? Quindi ce ne stanno, quello è un esempio, ma ce ne stanno tante di cose da fare, quindi avete un grosso impegno e onestamente noi questa delibera la votiamo per, diciamo, dovere da amministratori, perché sennò veramente rappresenta il prendere atto dello schifo che i cittadini hanno dovuto subire dai politici e dagli amministratori, con la connivenza dei dirigenti che avrebbero dovuto impedire questo sfascio, ma spesso ne sono stati complici, no, di questi anni, a partire dal governo nazionale, che è stato quello che ha dato gli indirizzi, è stato quello che non fa funzionare una giustizia, una causa, dopo 30 anni porta i conti, non lo so, molto probabilmente i colpevoli sono tutti morti, ecco, no, ma qui non è come, no, questo è come il debito pubblico, no? Tanto dice nel lungo periodo siamo tutti morti, a posto. Io vorrei far notare questi aspetti, perché se no pare che qui è tutto normale, no? Il tran tran quotidiano, che ci state a fare voi, che ci stiamo a fare noi se non mettiamo in evidenza quello che deve cambiare? E qui dentro di cose da cambiare ce ne stanno una infinità. Ed è tutto scritto, non ci sta a inventarsi niente, bisogna fare quello che la legge dice, andare a correggere tutti i comportamenti sbagliati che ci sono stati fino ad oggi. Questo è l'invito che vi facciamo come minoranza, grazie. Altri interventi? Prego, Capriotti. Grazie. Grazie Presidente, signor Sindaco, signora Giunta, signor Assessore, scusate. Io dico semplicemente una cosa. Entrando nel merito di questa delibera, si evidenzia lo spostamento, la ratifica di una delibera di Giunta relativamente ai lavori della scuola Via Ferri. Lavori che sono generati da una messa in sicurezza della scuola. Ecco, mi aspettavo che su questo argomento, visto che riguardano tanti dei nostri bambini e delle nostre famiglie, si entrasse un pochino più nel merito. Perché la vecchia, dal passato, si parlava di un trasferimento immediato dei bambini a settembre in una nuova scuola. Poi il silenzio assoluto, oggi c'è la ratifica e la domanda che io pongo a questa amministrazione è in merito alla sicurezza, perché su questo non si scherza. Allora, se la sicurezza di questa scuola, cioè se questa scuola è a norma, stiamo tutti tranquilli. Se questa scuola non è a norma,
siamo tutti un pochino più preoccupati, per cui relativamente a questo aspetto chiederei un chiarimento. Rispetto al resto, mi sarei aspettato da chi fa da tanti anni politica che entrasse un pochino più nello specifico e magari invece che continuare la campagna elettorale entrasse a suggerire qualche intervento specifico all'ordine del giorno, riguardo al quale chiedo questo. Noi, è vero che noi siamo un organo politico, per cui io qua mi aspettavo più un intervento politico, cioè su un discorso di prospettiva, di contenuti più comprensibili alla platea e a volte anche che molti di noi si aspettano. Benissimo tutto il passato, tutta la critica, ci sta, l'abbiamo fatta anche noi la campagna elettorale, l'abbiamo sentita, però vedo che dal linguaggio e dai contenuti la burocrazia prevale. Allora io rammento che noi siamo un organo politico, mi aspetto interventi concreti, comprensibili e che i cittadini possano capire. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Pellei, prego. Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri. Intervengo su questo punto per dire questo. Sicuramente quello che le considerazioni che faceva il collega De Vecchis che mi ha preceduto in merito all'impatto veramente inquietante che dà una delibera che comprende al suo interno la ratifica della sentenza sulla vicenda legale per la zona Ferri. Sicuramente questa considerazione è condivisibile, è assolutamente condivisibile. Io penso che qualsiasi cittadino di fronte a uno spettacolo del genere rabbrividisca e sia legittimo quel senso di astio, di sfiducia, di quando va bene, se non addirittura di rabbia e di allontanamento dalle istituzioni, perché è indecente che si arrivi dopo 40 anni, 38, innanzitutto a rappresentare la giustizia in questo modo, perché comunque un cittadino ha diritto ad avere giustizia subito, in tempi compatibili. Adesso non so i Ferri se ci stanno ancora, sicuramente sarà andata bene agli eredi. Nel rispetto ovviamente di chi non c'è più, però non è un diritto sicuramente riconosciuto avere giustizia dopo 38 anni. E poi per i cittadini di San Benedetto che oggi si trovano comunque un aggravio di 1.000.000 e altre centinaia di migliaia di euro private da possibili altri interventi. Quindi io condivido anche il tono acceso del collega De Vecchis, non condivido invece il fatto di continuare a buttare benzina su un fuoco che francamente, finite le elezioni, finita la campagna elettorale, deve trovare una ragione per cui noi stiamo qui. Perché su questo, voglio dire, se vogliamo considerare, io ho avuto modo la scorsa legislatura di essere qui, ma neanche un anno fa venne portata in consiglio una delibera dove non ci fu nessun intervento da parte di nessun consigliere, né di maggioranza né di minoranza, né da parte della Giunta, su una delibera di 8 milioni di euro, non un milione, 8 milioni di euro per la messa in sicurezza di una discarica, la discarica Sgariglia, dopo 15 anni, chiusa nel 2000, per cui c'è stata prima un'amministrazione di centrodestra che poteva prendere provvedimenti, poi ci sono state due amministrazioni di centrosinistra, si è arrivati a, giusto qualche mese fa, a decidere di mettere in sicurezza questa discarica. 8 milioni di euro che pagheremo i cittadini San Benedetto per i prossimi 30 anni, ovviamente scaglionati con, con una rata annuale di 200 e passa mila euro. Allora dico, questo se noi continuiamo ad alimentare, cioè le cose ci sono, vanno dette, stigmatizzate e messe, però io credo che nessuno è esente.
Cioè nessuno esente, cioè adesso qui andare a ridire l'ideologia, la parte politica, i politici, adesso a me in questo momento, ed è questo il motivo che mi porta a intervenire e che giustifica anche il voto precedente di astensione sulla delibera dei Pruax, cioè noi abbiamo bisogno delle case popolari? Sì, questa amministrazione deve essere messa in grado di poter provvedere in qualsiasi modo, prendendosi delle responsabilità, a rispondere ai bisogni dei cittadini. Noi abbiamo bisogno di un bilancio che guardi al bene della città, sì. Questa amministrazione, chiaro, deve iniziare a prendersi delle responsabilità. Siamo dopo neanche un mese dall'insediamento, io credo che ci sia tutto come metodo. Non entro nel merito, il merito del bilancio, anche nelle voci che sono state correttamente, con molto dettaglio, enunciate dall'assessore, cioè se centriamo su ogni voce si apre una voragine. Io ascoltando solamente, purtroppo non ho avuto molto tempo di guardare la delibera per motivi di lavoro, ho ascoltato 20.000 euro sul campo di calcio del Torrione. Adesso tutti diranno, ah come ti sollevi contro 20.000 euro campi di calcio del Torrione, le società ci possono giocare, i ragazzi ci vanno a giocare, io sono d'accordo, figuriamoci questo, io so che ne sono stati già stanziati 200.000 per la rimessa per la ristrutturazione, quindi dico, non so, magari saranno necessari, però sa, non è che se erano stati stanziati 200.000, adesso ne arrivano 20.000, ancora non è che su ogni voce bisognerebbe, ecco, su questo torno a concordare con, torno dopo essermi interrotto, a concordare col collega De Vecchis, bisogna entrare dentro ogni voce, perché di lavoro ce n'è tanto da fare. Noi personalmente, come minoranza, come gruppo UDC, partecipiamo a questo incarico che ci è stato dato diversamente, ma comunque ci è stato dato un mandato amministrativo, politico e amministrativo, e quindi chiediamo all'amministrazione, al sindaco e alla sua giunta, di prendere subito in mano la situazione, subito in mano seriamente la situazione, perché la situazione è seria, perché queste cose, di queste cose qui in giro ce ne sono tante. Allora ecco, con questa sollecitazione anticipo già che, proprio come diceva il collega anche Capriotti, come auspicio per una modalità di lavoro che possa aprirsi, ci asteniamo su questo punto dell'ordine del giorno. Bene, per lei io intervengo su questo punto, lo faccio come consigliere comunale, come sono come tutti quanti voi, perché dopo il suo intervento credo di dover precisare una cosa, consigliere Pellei. Nel 2001, quando l'amministrazione di centrodestra si insediò al governo di questa città, noi prendemmo in seria considerazione la trattazione della discarica Sgariglia, tant'è che ne venne fuori un progetto molto importante che tutti forse ricorderanno, o perlomeno la maggior parte dei consiglieri comunali, riguarda appunto il teleriscaldamento. Quindi noi riuscimmo a trovare una soluzione, purtroppo quella soluzione poi non fu recepita da chi venne dopo, e addirittura a fronte già di alcune installazioni che erano state fatte proprio per portare l'acqua calda dalla discarica a Viale De Gasperi, intese fare l'esatto contrario opposto, con un ulteriore aggravio dei costi. Questo proprio per mettere in chiaro, ecco, alcune cose che mi sento, perché all'epoca ero assessore, quindi ricordo benissimo che quel problema venne trattato, e credo che all'epoca trovammo pure una soluzione che era veramente antesignana. E fatta questa precisazione, ecco, possiamo proseguire con il Consiglio Comunale. Se ci sono altri interventi, concedo la parola appunto alla chiesta Muzzi, poi il consigliere, no, prima lei Muzzi, la chiesta prima lei, poi il consigliere Mandrelli, prego. Grazie Presidente, buongiorno Sindaco, Segretario Comunale, Assessori, consiglieri, colleghi e astanti tutti. Allora, io volevo fare alcune precisazioni perché il collega Capriotti ha sollevato in me diverse osservazioni per l'intervento che ha compiuto poco fa. Quando lui dice che afferisce che questo tipo di approccio è troppo tecnico, la cosa è dovuta a un fatto semplicissimo, che
il contenuto specificamente precipuamente politico che oggi dovevamo affrontare, ma che non affrontiamo in deroga al TUEL, testo unico enti locali, articolo 170, è dovuta al fatto che il documento unico di programmazione slitterà a fine, entro il mese di ottobre, contestualmente al vaglio, alla valutazione, all'analisi del programma di mandato quinquennale dell'era Piunti. Quindi se c'è stato un approccio troppo tecnico è proprio per questo tipo di motivo. Poi un'altra precisazione che volevo fare a Giorgio De Vecchis, per quanto riguarda i responsabili, mi smentisca l'assessore, ma penso che l'avvocato che del foro di Ancona che ha evidentemente peccato nelle procedure legali, penso sia stato già preso nei suoi confronti un provvedimento legale, qui mi sembra che i fatti risalgano al 2005, però il Comune comunque vorrà sicuramente cercare di recuperare quanto è possibile per quantomeno tamponare questo ingente danno che è stato fatto alla comunità san benedettese. Poi, per quanto concerne la dichiarazione di voto, sicuramente abbracciando un principio di continuità amministrativa, seppur queste logiche che poi portano alla salvaguardia del bilancio, all'assestamento del bilancio, non sono figlie di questa maggioranza, ovviamente per una responsabilità, una continuità amministrativa, io e auspico anche il mio gruppo Forza Italia voterà favorevolmente. Grazie per l'attenzione. Ci sono altri interventi? Mandrelli, prego, consigliere. Grazie. Mandrelli, ne facoltà. Grazie. Io volevo dire due cose. Io penso che una parte della discussione di oggi sia dovuta al fatto che in effetti noi ancora, signor Sindaco, non abbiamo un programma, lei ha tutto il tempo naturalmente di presentarlo, però la sinteticità, no, con cui si presentano i vari punti, per cui io non so che cosa significa lavori straordinari, che quali, perché io so che ci sono le emergenze, delle urgenze, le vedo, nei nostri programmi erano abbastanza ben evidenziate, quindi mi piacerebbe che all'interno di questi fondi che sono stati stanziati per fare questi lavori ci siano delle priorità, come ha detto non mi ricordo chi. Per quanto l'ultima osservazione è una, io non sono d'accordo sulle scuole, io insegno in una scuola, San Benedetto ha lavorato molto sulle scuole e devo dire soprattutto l'ultima amministrazione e, rispetto a tante altre città d'Italia, io credo che noi siamo piuttosto all'avanguardia da questo punto di vista, quindi sono scuole prevalentemente sicure che sono state rifatte anche in maniera antisismica ma anche all'interno, con dotate di tutta una serie di funzioni diciamo moderne, quindi la critica sulle scuole, sinceramente, so che ci sono ancora molti lavori da portare avanti, ma so anche che tanto lavoro è stato fatto, che tanti fondi sono stati investiti, ma anche reperiti in qualche modo, no? Fondi europei, eccetera. Quindi la cittadinanza, secondo me, da questo ne ha avuto un vantaggio. Qui spero che il lavoro prosegua per quello che c'è ancora da mettere a norma, ma sostanzialmente non siamo tanto indietro da questo punto di vista, quindi questa è una cosa che volevo dire. Beh, ma io ci sto, l'ho visto il lavoro, è stato un lavoro fatto bene, svolto in poco tempo, so che ci sono ancora dei problemi, la sicurezza dei nostri ragazzi è fondamentale, figuriamoci se è una cosa che non conosco. Quindi io spero che voterò a favore naturalmente approverò questa variazione di bilancio e il bilancio, però mi piacerebbe insomma che capire meglio come poi, no, questi soldi che sono stati messi in bilancio e che riguardano in particolare, ripeto, i lavori, quali tipo di declinazione avranno, cioè che cosa si finanzia prima, qual è la cosa più urgente, perché ce ne sono tantissime, no? Come sappiamo la città è complessa. Quindi grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi?
Per fatto personale, De Vecchi, se sentiamo? No, forse mi sono spiegato male oppure sono stato male compreso, ma per chiarezza io non è che sono contro gli interventi dell'edilizia scolastica, né ho detto che non sono stati fatti. Ho fatto un'altra riflessione profonda e importante. Secondo me, in relazione alle esperienze che ci sono state in questi ultimi anni, proprio perché l'edilizia scolastica è l'unico settore dove si è investito e dove si deve continuare a investire, perché onestamente non mi sbilancerei in dichiarazioni dove si dice che le nostre scuole sono sicure, no? Ma a prescindere da quello, sì, beh, quelle nuove voglio sperare, ma il problema è che anche quelle realizzate qualche tempo fa, diciamo, già bisogna rispenderci, no? Qualche anno fa già ci abbiamo dovuto rispendere, e quello è un altro pensiero, no? Ma com'è? Abbiamo fatto una scuola 7 anni fa, 5 anni fa, già bisogna rispenderci 500.000 euro per adeguarla. Forse è cambiata la sismicità e tutto il resto, quindi a prescindere da questo io ho fatto una riflessione profonda sul passato e ho detto di fare i calcoli, perché noi abbiamo fatto una scuola nuova al Fortville, mi pare, no? È stata fatta ex novo e ci abbiamo i conti, abbiamo cambiato la destinazione, ristrutturato e rinnovato un tribunale, un ex tribunale che non era tanto vecchio, e ci abbiamo i conti. Inviterò voi consigliere a fare i conti per il futuro, no? Perché io a casa mia, se devo fare un investimento e devo valutare se è preferibile, che ne so, il mutuo e il leasing, mi faccio i conti, no? E vedo qual è la cosa più conveniente. Quindi dico, per il futuro forse la prima analisi che bisogna fare in questo comune, per l'esperienza che ci abbiamo avuto, visto che bisogna fare altri interventi nell'edilizia scolastica, è fare proprio questa analisi del passato per avere informazioni su quello che è meglio per fare per il futuro, come in termini di spesa, no? Perché se io mi devo andare a spendere 3 milioni e mezzo per ristrutturare una scuola, che poi ho i parametri comunque di un immobile di 10 anni fa, come cappotto, come no, impianti o altre cose, forse è meglio che me la faccio nuova, che risparmio 2 volte se mi costa di meno e magari poi è da un punto di vista energetico quasi autosufficiente, perché no, mi sono potuto permettere anche di spendere di più. Questo era il senso, non che no, gli investimenti nell'edilizia scolastica sono dovuti sicuramente nel limite delle possibilità, perché prima stiamo approvando una variazione di bilancio che voglio dire ci fa cacciare 1.800.000, che ci potevamo fare una scuola nuova, no, per pagare un esproprio del 78. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, interviene il sindaco, prego. Grazie Presidente, ringrazio il Consiglio Comunale per questo dibattito. Si tratta di una delibera che parla degli assestamenti e la salvaguardia degli equilibri, quindi è un atto dovuto che scade il 31 di luglio di ogni anno, quindi dovevamo portare in Consiglio Comunale. Naturalmente riguarda scelte che non sono state fatte da un'amministrazione che si è insediata 40 giorni fa, ma questo non per ripassare la palla da quell'altra parte del campo, per mettere insomma dei paletti su una discussione che mi è sembrata abbastanza responsabile, ma che deve tenere conto anche di questa precisazione. Era normale che il dibattito si soffermasse più che altro su questo debito che noi abbiamo voluto, che diventasse debito fuori bilancio per il suo riconoscimento con segnalazione alla Corte dei Conti, perché quando ci chiamò correttamente il sindaco Gaspari ai candidati sindaci durante la campagna elettorale, ci fu spiegato tutto l'iter, che alcuni di noi conoscevano, altri no, dove si partiva da un debito per un esproprio di 104 milioni di lire allora nel 78, per arrivare oggi a un debito a sentenza di 2 milioni e 100, con tutti i passaggi, l'iter che sono stati fatti, poi con una transazione siamo arrivati a 1 milione e 8. È partita, perché è stata fatta questa richiesta, è partita un'azione di responsabilità professionale, perché io credo che da un debito di 104 milioni arrivare a pagare a sentenza 2 milioni e 100, poi diventati 1,8, qualche responsabilità ci sia stata. Quindi chi ha sbagliato probabilmente dovrà renderne conto in solido, ma anche alla città. Quindi questa era una dichiarazione, era una precisazione che andava fatta, perché se è cambiata l'amministrazione comunale probabilmente dovrà cambiare anche il modus operandi.
così come se è cambiata un'amministrazione comunale, evidentemente è cambiata anche perché sono stati fatti degli errori in precedenza da altri, soprattutto per quanto riguarda, e anche questo punto è venuto all'ordine del giorno, ne abbiamo parlato, quando riguarda scelte in campo turistico come la Sunsharing. Lei assessore a quell'epoca, quindi sicuramente ne saprà più di me, quindi errori del genere non saranno ripetuti e sicuramente quando saranno istituite le commissioni si approfondirà sicuramente, perché bisognerà pure capire questi debiti del consorzio turistico come sono venuti fuori una volta per tutte. Anche lì, se ci sarà la possibilità, partirà un'azione di responsabilità, perché qui nessuno può alla fine, no, ergersi a catone senza poi sapere alla fine chi è il responsabile, tanto paga sempre pantalone. Così come è normale che si parlasse anche di scuole. Io dal primo giorno che mi sono insediato, era il 20, insomma il giorno dopo del ballottaggio, le prime situazioni che mi sono state sottoposte erano quelle delle scuole, giustamente. Ora, è vero che la passata amministrazione ha fatto poco, però sulle scuole ha fatto qualcosa, è anche vero che a volte si fanno anche degli errori cercando di fare del bene. Quindi abbiamo fatto riferimento prima a una sentenza per un esproprio, per l'ampliamento del cimitero, allora mi riviene in mente, visto che il primo atto che ho fatto è stato quello di costringere, tra virgolette, speriamo che poi vada a buon fine, la ditta che sta facendo i lavori nell'ex tribunale per far sì che non ci sia uno spostamento riguardo all'inizio delle lezioni, avere questa scuola con le aule pronte. Mi ricordo anche che quando ne abbiamo parlato noi facemmo un esproprio per fare la palestra della nuova scuola Curzi, quindi espropriando, pagando e quant'altro, e poi dopo la palestra è rimasta da una parte e abbiamo deciso di fare la scuola Curzi nell'ex tribunale, sì, a parte i servizi legati al giudice pace e quant'altro, abbiamo deciso di andare ad intervenire su un plesso vecchio, e io feci i conti della serba allora in consiglio comunale, dove si capiva perfettamente che noi spendavamo di più ristrutturando che facendo una scuola nuova. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che va bene gli interventi che sono stati fatti nelle scuole dalla passata amministrazione nei 10 anni, però non tutti gli interventi, secondo me, sono stati logici e tesi al risparmio e a una fruizione ottimale di questi edifici. E arriviamo a quell'altra piccola emergenza subito dopo questa della scuola Curzi ex tribunale, che era quella dei soffitti, dei solai della scuola Moretti, laddove addirittura qualcuno paventava di chiudere e poi dopo si vedeva. Abbiamo immediatamente trovato, anche grazie al settore, le risorse per intervenire. 63.000 euro, di cui disquisivate prima nella discussione, sono serviti per mettere immediatamente in sicurezza questa scuola. La terza è quella di cui si parla in questi giorni in questo Consiglio Comunale in modo informato più o meno, che è quella di Via Ferri, dove abbiamo già fatto diverse riunioni tecniche, dove si è costituito con mio grande piacere un comitato di genitori che giustamente vuole sapere, vuole essere messo al corrente, cose che io già avevo proposto quando abbiamo fatto la commissione insieme ai tecnici, e avevo addirittura insieme all'assessore convocato proprio il presidente di quartiere, gli insegnanti e i genitori. Poi dopo, per un impegno improvviso legato al mio mandato, sia il mio che quello dell'assessore, abbiamo dovuto rinviare, ma questa riunione si terrà in modo molto più informato lunedì alle ore 10 qui in sala giunta, dove cercheremo di arrivare alla sintesi che è quella più cogente alla situazione che si è creata. Perché io nel primo consiglio comunale dissi una cosa e questa deve essere ribadita e sarà, diciamo, quello che guiderà questa amministrazione. Noi non facciamo invasioni di campo nei settori, perché sappiamo distinguere quelle che sono le prerogative della macchina burocratica, ma sappiamo anche che noi siamo stati votati
su un programma votato dai cittadini che è un programma di indirizzo politico. Quindi, sic et simpliciter, noi non accettiamo nulla, non firmiamo in calce nessun tipo di decisione che ci cala dall'alto, bensì vogliamo collaborare e insieme arrivare a una sintesi. Noi non siamo quelli dell'allupo al lupo, ma non siamo neanche quelli che arriva il documento e lo firmiamo senza verificare ed approfondire. Quindi il percorso è stato approfondito, sarà approfondito ancora di più, e poi quando tutti insieme avremo capito qual è la soluzione migliore, perché qui parliamo anche di disagi che si potrebbero arrecare a delle famiglie, e quindi questi disagi devono essere giustificati. Certamente per prima cosa viene la sicurezza dei bambini e di tutti quelli che stanno dentro le scuole, per prima cosa. Poi, subito dopo, però, bisognerà verificare se è una insicurezza certificata e sicura, oppure si tratta di situazioni che possono essere migliorate. Questo sarà, è il nostro impegno, e questo sarà il percorso che ci dovrà, diciamo, caratterizzare per il nostro mandato. Io vi ringrazio per la vostra collaborazione, per le idee, per i pensieri che avete voluto esprimere in questa delibera, e sicuramente quando, dicevo, ci sarà il DUP e contestualmente si voterà il programma di mandato, ci sarà più possibilità, insieme alle commissioni che saranno istituite, di far sì che il Consiglio Comunale, che è preposto, oltre che al controllo, anche a dare gli indirizzi, si arrivi a soluzione, come ho detto già nel primo Consiglio Comunale in tutta la campagna elettorale, condivisa il più possibile da tutto il Consiglio, ma soprattutto anche dai cittadini. Grazie. Bene, se ci sono delle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo appunto alla votazione. Diciannove voti favorevoli, 5 astenuti. Votiamo anche per la immediata eseguibilità. I voti favorevoli, un astenuto di Francesco. Bene, non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro la seduta sciolta alle ore 11:52. Grazie e buona giornata.